L'Abruzzo può tracciare un bilancio decisamente positivo per il Vinitaly 2014 di Verona. Riconoscimenti al concorso enologico internazionale, interesse dei buyer e una comunicazione innovativa hanno rappresentato i punti saldi di questo appuntamento. L'Abruzzo del Vinitaly è stato ospitato nell'ampio stand di 800 metri quadrati all'interno del padiglione 12, dove hanno trovato collocazione 80 aziende vitivinicole, ma sono state 92 le aziende abruzzesi che hanno partecipato alla manifestazione veronese con il contributo e l'organizzazione del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, insieme al Consorzio di Tutela Montepulciano DOC Colline Teramane, il Consorzio di Tutela DOC Cortona e il Consorzio DOC Tullum. L'Abruzzo al Vinitaly 2014 fa il pieno di riconoscimenti, 5 complessivamente conquistati al 21esimo concorso enologico internazionale di Vinitaly, un bottino di prestigio nell'otto delle 73 medaglie totali conferite ai circa 3.000 vini iscritti in gara dagli oltre 100 esperti internazionali, per la maggior parte stranieri. Il premio speciale denominazione d'origine 2014 è andato al Montepulciano d'Abruzzo DOP Murelle 2012 della cantina Miglianico. Lo stesso vino ha conquistato anche una medaglia di bronzo. Il Montepulciano d'Abruzzo meglio valutato fra tutti quelli che hanno partecipato alla rassegna internazionale del Vinitaly, quindi è un premio che veramente ci inorgoglisce e ci coglie anche di sorpresa. È interessante il fatto che sia stato ottenuto con un Montepulciano di annata piuttosto recente. Quindi potrebbe essere segno di anche un cambiamento delle tendenze, del gusto. Quali sono le peculiarità di questo Murelle? È un Montepulciano che mette in primo piano il frutto, quindi la caratteristica principale della nostra uva, la fragranza, la ricchezza aromatica, con una esaltata da un affinamento in legno, in botte grande, di breve durata, in modo tale da poter mettere solo in primo piano la fruttosità, la fragranza e con una leggera aggiunta di note speziate. Qual è il target di consumatore? Si rivolge sicuramente a un pubblico che va dal giovane al più adulto. È un vino di facile presa, è un vino che sta andando molto sul mercato internazionale, quindi andiamo a soddisfare questo tipo di segmento. Altri riconoscimenti per l'Abruzzo sono quelli della Gran Medaglia d'Oro tributata al Pecorino IGP Terre di Chieti Civitas 2012 della Cantina Orsogna, che aggiunge poi la Medaglia d'Oro per il Cerasuolo d'Abruzzo DOC Mallorio 2013. Una medaglia d'argento invece è stata conquistata dal Cerasuolo d'Abruzzo DOC Contesa 2013 dell'azienda agricola Contesa di Colle Corvino. Punto di riferimento per le degustazioni, come ogni anno, l'Enoteca regionale, affidata alla maestria e alla simpatia dei sommelier abruzzesi. Nasce il distretto agroalimentare di qualità vino d'Abruzzo. Presidente Gaudenzio D'Angelo, che è anche presidente dei sommelier d'Abruzzo. Che cos'è questo DAC? Allora, DAC sta per distretto agroalimentare di qualità vino d'Abruzzo. Praticamente è un recepimento di una direttiva comunitaria che la Regione Abruzzo ha recepito con legge regionale dal 2012 e adesso siamo arrivati la settimana scorsa a conclusione di questo consorzio di imprese. Praticamente è il DAC è un consorzio di filiera praticamente che raggruppa tutto il mondo della produzione unitamente a quello che è chi si occupa di fare ricerca, unitamente ai sindacati, unitamente alle associazioni di categoria praticamente, e tutti insieme dovrebbero occuparsi di fare creare quelle opportunità di incentivo, di sviluppo, di crescita a quello che è il mondo vitivinicolo regionale, unitamente alla promozione altrettanto di questo settore. Insomma, quindi dovrebbe essere questo distretto nasce come organo super partes che collante e coordinatore un po' di tutto questo tipo di attività, unitamente ai grandi consorzi che in Abruzzo già esistono e quindi stanno facendo grande lavoro per la promozione, quindi un rafforzamento di sinergie, un ampliamento dove il consorzio andrà ad occuparsi fondamentalmente di fare tutela e promozione ai vini, il distretto procurerà gli strumenti al consorzio per svolgere questo tipo di attività. E attualmente la Costituzione è stata fatta già con un bel numero di aziende, oltre 20-25 aziende hanno aderito oltre a tutti i consorzi, ma lo scopo è quello di allargare, portare nel distretto tutte le aziende abruzzesi, per fare elemento unico per ripeto, sviluppo, promozione e tutte le attività che circolano intorno al mondo del vino. Lo spazio dell'Enoteca regionale d'Abruzzo non manca mai all'interno del padiglione Abruzzo qui al Vinitaly. Tra coloro che si approcciano al bancone dei nostri sommelier c'è sia
il pubblico degli addetti ai lavori, ma anche il cosiddetto pubblico generico. Gli addetti ai lavori, cominciamo da loro, quale vino abruzzese chiedono? Allora, l'Enoteca regionale, nel contesto importante come può essere il Vinitalia, oramai è l'elemento fulcro dove gira un po' tutta quella che è la degustazione, l'assaggio del vino di qualità. E noi vediamo, testiamo che praticamente abbiamo un ritorno di operatori, gente tecnica che si approccia all'Enoteca proprio per andare a scoprire la news, la nuova annata, il nuovo vino, ciò che già conosco il territorio, ma come si sta evolvendo, come si sta muovendo. E il consumatore invece, come consideriamo il consumatore generico, non operatore del settore, oggi viene in Abruzzo chiedendo già. Quindi le attività, le azioni di promozione che sono state fatte sul territorio nazionale cominciano a dare il loro risultato, quindi non viene più il consumatore a dire cosa c'è in Abruzzo, ma viene a dire voglio Montepulciano d'Abruzzo, voglio Pecorino, voglio Cococciola, voglio Trebbiano, quindi ci conoscono, vengono a chiedere la nostra realtà, non vengono più per scoprirci, quindi l'elemento importante è questo, quindi non siamo più la regione da scoprire, ma siamo la regione da andare a trovare perché c'è curiosità, c'è interesse a sapere cosa facciamo, chi siamo. C'è un vino in particolare che è più richiesto, se volessimo stilare una sorta di hit parade? Con 800 milioni, insomma, non è un numero piccolo per il Montepulciano, quindi è sempre, io dico, la grande locomotiva, perché questo è un grande treno della regione Abruzzo che ha come capofila un brand fortissimo nella top 10 mondiale che è il Montepulciano d'Abruzzo, però nei suoi rimorchi c'è di tutto. E quindi il consumatore conosce ormai tutto, quindi non conosce solo il capotreno ma conosce anche tutto il resto, insomma, giustamente con quantità minore perché Colline Teramane oramai si è preso il suo spazio per quella microzona, quella zona praticamente specifica del territorio e fa un bel lavoro con la DOC G. Il Cerasuolo, siamo unici in quel settore, quindi i consumatori chiedono Cerasuolo d'Abruzzo e poi non dimentichiamoci di tutti i bianchi e poi delle bollicine, cioè noi in Abruzzo veramente non ci facciamo mancare niente e la qualità è alta in tutti i settori. Il ruolo del sommelier come è cambiato nel corso degli anni? Siete diventati voi gli ambasciatori del vino? Il sommelier è da mescitore, oggi è comunicatore. Il sommelier è colui che si occupa di fare promozione, che parla di vino, si ha cultura di vino. Quindi il nostro ruolo non può essere più rilegato dietro un bancone a servire delle bottiglie, ma giustamente ci viene riconosciuto che potremmo essere i comunicatori, cioè coloro che parlano di vino in maniera cosciente, diciamo, con cognizione di cosa sta facendo, e il settore è una sinergia, ecco, tutte le forze messe insieme portano alla crescita dell'intero settore e il nostro piccolo tassello ce l'abbiamo messo sicuramente. Un consiglio al consumatore che ci guarda da casa: notizie di cronaca di questi giorni, ci sono anche dei falsi sul mercato, come riconoscere il vero Montepulciano d'Abruzzo oppure un altro buon vino made in Abruzzo? Beh, sì, i falsi, noi parliamo del buono, non parliamo dei falsi, tutto si fa anche falso, quindi noi non lo mettiamo neanche in considerazione quel settore lì, quindi io dico che innanzitutto fidarsi dei marchi, fidarsi dei consorzi, fidarsi di chi tutela l'immagine del nostro vino, quindi già è un grande passo, perché non è iscritto al consorzio chi fa truffe, quindi già quello è un grande rafforzativo, e andare a vedere l'azienda dove proviene, perché noi ci troviamo in Abruzzo anche con delle etichette anonime sul nostro territorio, figuriamoci fuori regione, quindi comprate Abruzzo ma che sia imbottigliato in Abruzzo, quella è la cosa, è il primo messaggio che si può dare. E il prezzo è anche importante, cioè non si può acquistare vino a prezzi più bassi dell'acqua minerale, quindi sono piccoli accorgimenti, non scendiamo sulle note organolettiche del vino che possono essere più difficili, la bottiglia ancora l'assaggio, la vedo solo, quindi non so ancora che c'è dentro, però fermiamoci a fare questa piccola analisi, quindi certezza di chi produce il vino e un giusto rapporto qualità-prezzo. La bottiglia di vino è giusto che si paghi il lavoro di chi sta dietro a lavorare, dal contadino che lavora in vigna al tecnico che lavora in azienda, insomma, quindi la somma di questi costi fanno il valore di una bottiglia di vino. Ripeto, non si può acquistare vino a prezzo più basso delle semplici bevande gassate, insomma, quindi stiamo attenti fondamentalmente anche a questo. Tra conferme e novità, l'Abruzzo ha portato al Vinitaly prodotti di qualità, in grado di misurarsi con i migliori competitor internazionali. La sfida dichiarata è infatti proprio questa, vincere sul mercato mondiale, grazie al bagaglio di qualità ed esperienza.
L'appuntamento del Vinitaly di Verona conferma dunque il trend positivo degli ultimi 3 anni, nei quali si è registrata una continua crescita, un interesse che il Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo vuole trasformare in nuovi contratti per i produttori abruzzesi, che vengono apprezzati ovunque per la qualità del vino che offrono sui mercati. Punto focale dell'attività del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo è sempre quello della promozione. Il Consorzio ha aggiunto fondi alla misura 133 del PSR Abruzzo, che riguarda la comunicazione, perché il tema della comunicazione passa dalla valorizzazione del territorio, delle sue abitudini e delle sue ricchezze culturali, che il Consorzio di Tutela ha promosso con incoming e press tour realizzati nel corso degli ultimi mesi. Oltre a premi e riconoscimenti, sono stati apprezzati i vari appuntamenti organizzati nello stand del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, a cominciare dalla presentazione del cioccolatino al Montepulciano d'Abruzzo dello chef Davide Oldani, tenuto a battesimo dal giornalista di Radio 24, Davide Paolini, meglio noto come il gastronauta. Protagonista e ingrediente principe della creazione di Oldani è proprio il Montepulciano d'Abruzzo. Il cioccolatino è stato creato con una ganache di cioccolato puro al 72%, cotto con una riduzione di vino rosso. Per dar valore al vino, prima di degustarlo e sentirne meglio le note aromatiche che richiamano il vitigno, lo chef suggerisce di annusarlo e poi abbinarlo con un passito di Montepulciano, vendemmia 2006, passato solo in acciaio. Soddisfatto per l'interesse suscitato, si è detto Torino Verna, presidente del Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo. Questo cioccolatino, ha detto Verna, offre uno spunto di riflessione importante per le aziende vitivinicole abruzzesi, un'occasione per i produttori di lavorare sul passito di Montepulciano, promuovendolo anche come vino da dessert e dunque con un'altra importante declinazione del prodotto principe del Consorzio di Tutela. Testimonial del cioccolatino al Montepulciano d'Abruzzo, il gastronauta di Radio 24, Davide Paolini. Il cioccolato sposato con il vino? Dunque, un tempo si diceva che non era duopo, non faceva parte della tradizione, ma la verità è che gli assaggi e ormai gli abbinamenti sono saltati tutti, non sono più geometrici o aritmetici, oggi sono lasciati liberi e democratici. Io credo che ci siano molti rossi, ovviamente rossi, non bianchi, che vanno abbinati al cioccolato. E questo passito potrebbe essere anche, che è stato presentato qui al Vinitaly, potrebbe essere anche una soluzione per il futuro. Tra le degustazioni che hanno attirato l'attenzione dei visitatori, i vini d'Abruzzo nel mercato tedesco. Una degustazione organizzata da Vinum, la rivista punto di riferimento per il mondo del vino tedesco, austriaco e svizzero, che il 24 marzo scorso, in occasione del ProWine di Düsseldorf, ha assegnato proprio al Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo un importante riconoscimento in qualità di ambasciatori della qualità enologica abruzzese. È un mercato importante quello tedesco per i vini abruzzesi, secondo gli ultimi dati sull'export pubblicati dalle Camere di Commercio regionali. È tedesco il primo mercato assoluto a livello mondiale per le esportazioni abruzzesi di bevande, con un valore di circa 26 milioni di euro e una crescita registrata nel 2013 di oltre il 5%. E non può certo mancare al Vinitaly, nel padiglione Abruzzo, il movimento turismo del vino. Presidente Nicola Dauria, ogni anno qui presente assieme ai sommelier d'Abruzzo organizzate degustazioni non solo di vino ma anche dei prodotti, altri prodotti del nostro territorio. Sì, l'idea che ormai è al terzo anno è quello di poter anticipare un po' una sorta di cantine aperte, cioè venire qua a Verona e creare quel percorso enogastronomico per la promozione del territorio. Quindi facciamo assaggiare dei prodotti, delle tipicità che vengono abbinati chiaramente alla poi degustazione successiva con tutti i vini del Movimento Turismo del Vino Abruzzo. Ogni azienda ha le sue produzioni, autoctone o non autoctone, Abruzzo DOC o non Abruzzo DOC, ma oggi puntiamo su queste tipicità. La degustazione fatta con questi prodotti prevede una degustazione con vini freschi, bollicine, possibilmente vini bianchi e vini rosati. Che cosa significa per le cantine che aderiscono al Movimento Turismo del Vino stare insieme? Ma oggi la vittoria è sicura, che è quella dello stare insieme, perché insieme si fa forza. Le nostre aziende che credono in questa iniziativa del Movimento Turismo del Vino sono quelle che hanno investito soprattutto nel creare strutture dove poter dare ospitalità, e quindi ospitalità a 360 gradi, che è la base fondamentale, quindi il biglietto da visita del nostro territorio, della nostra regione. Fare promozione qui al Vinitaly che cosa significa per la vostra associazione?
Fondamentale è farsi conoscere, anche se il Movimento Turismo Vino è ormai 20 anni che è in Abruzzo, quasi 20 anni, stiamo lavorando moltissimo per farci conoscere e essere presenti, essere riconosciuti in queste strutture non è facile. Oggi diciamo che la nostra entità si sta facendo conoscere bene grazie a tutto il direttivo che in questi 3-4 anni mi sta supportando e sopportando. In questo spazio dove ci troviamo ora per l'intervista ci sono i vignaioli in Abruzzo, un'altra associazione che raccoglie appunto un altro gruppo di vignaioli, quindi lei crede proprio nel fatto che l'unione fa la forza? Sì, beh, questa è l'entità dei vignaioli, nata ormai da una decina d'anni, in cui siamo in nove aziende che stiamo facendo questo lavoro di associazionismo e che ci porta, ci ha permesso di andare insieme in alcuni eventi come anche questa scommessa di venire al Vinitaly e unirci in questo spazio comune. È una svolta, abbiamo abbattuto le mura, come si suol dire, perché stiamo tutti insieme e cerchiamo di fare forza unica per poter promuovere chiaramente i nostri prodotti, perché oggi in un mondo globalizzato penso e credo che aziende piccole del nostro spessore, se non ci si mette insieme è difficile poter, cioè bisogna fare squadra sicuramente. È una scommessa, vedremo che succede nei prossimi anni. I punti di forza delle aziende piccole, come le chiama lei, quali sono? I punti di forza è che quello su cui spesso facciamo oggi, quando cioè farsi conoscere chi c'è dietro quell'anonima bottiglia di vino, perché molte volte purtroppo la gente va allo scaffale, compra una bottiglia di vino, non sa chi c'è dietro. Le nostre piccole entità, quando riusciamo a fare ospitalità, a far venire le persone nel territorio, nelle nostre cantine, ci presentiamo in modo diverso e questo è l'unico biglietto da visita per le nostre piccole realtà, altre non ne vedo. All'ultima nata nella famiglia dei vini abruzzesi, la DOC di Ortona, è stato dedicato un appuntamento a sé. La nuova DOC conta 9 associati. Sindaco, nasce una nuova DOC e si chiama proprio DOC Ortona. Che cosa significa, cosa può significare questo per il territorio del suo comune? Certo, un giorno memorabile qui al Vinitaly. Nasce finalmente l'Ortona DOC, un risultato davvero atteso da tanti anni, una fatica anche enorme per mettere insieme ben 9 aziende, 9 produttori di vini, un riconoscimento che il nostro territorio, l'ortonese, davvero si aspettava da tempo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Oggi qui al Vinitaly, grande attesa, grandi emozioni, soprattutto un punto di partenza per riconoscimenti sempre più meritevoli e successi per Ortona. Perché far nascere una nuova DOC, in questo caso la DOC Ortona? Sì, allora la volontà di far nascere una nuova DOC nasce dalla necessità di valorizzare quello che abbiamo a Ortona. A Ortona abbiamo una storia che ormai va avanti da 1500 anni sul vino e questo ci ha fatto pensare di prendere questo che avevamo, quindi questa storicità, e cercare di valorizzarla in un modo o in un altro. Gli obiettivi quali sono? Sì, dal punto di vista degli obiettivi il progetto è ambizioso. La prima idea che ci è venuta è quella di fare un vino del paese, quindi della città, tant'è che siamo 9 aziende aderenti oggi al consorzio, con altre che se ne stanno iscrivendo, che commercializzano un'unica etichetta, quindi c'è un'etichetta unica per tutti i consorziati, quindi un vino unico, e tutti lavoreremo per questo vino, no? Per la promozione di questo vino, e per... l'obiettivo è remunerare il più possibile il lavoro degli agricoltori, delle 2000 famiglie che oggi su Ortona svolgono attività agricola e che rappresenta la prima economia della città. E mettersi insieme oggi significa ancora l'unione fa la forza? In questo momento sì, in un momento in cui c'è ancora la crisi, una crisi economica che sta devastando il paese, chiaramente fare unione significa concentrare le risorse, quindi investire e massimizzare il risultato degli investimenti. Saremmo state 9 aziende che se avessimo investito ognuna quel pochino che abbiamo, che riusciamo oggi a destinare a investimenti per conto proprio, molto probabilmente non avremmo ottenuto gli stessi risultati che stiamo ottenendo oggi con la DOC Ortona. Ed è una DOC che non guarda solo il territorio nazionale, ma soprattutto quello internazionale, europeo innanzitutto. Sì, le aziende che partecipano al consorzio hanno già oggi un orientamento internazionale, quindi sono proiettate su mercati internazionali. La volontà è proiettare anche questo vino su quegli stessi mercati. Qual è la particolarità infine di questa DOC Ortona? Che cosa beve il consumatore?
il consumatore beve vini che derivano dai vitigni che sono 1500 anni che sono sul territorio di Ortona. Vitigni della tradizione, Montepulciano, Trebbiano, sono i classici vitigni dell'areale ortonese e questo è quello che stiamo dando al consumatore. Oggi chiaramente rispetto al passato stiamo aggiungendo tanta tecnologia perché le aziende nel tempo hanno fatto grandi passi in termini tecnologici fino ad ottenere dei vini che speriamo piacciono sempre più al consumatore. E non è mancata l'attenzione del pubblico al punto di ristoro creato all'interno dello stand Abruzzo, con le belle mugnaie a preparare la pasta artigianale, fettucce e anelli. Durante la rassegna veronese un momento di riflessione è stato dedicato anche alle donne del vino, che in questo settore non sono affatto una novità. Nell'ampio panorama del vino abruzzese c'è anche uno spazio dedicato alle donne. Valentina Di Camillo, presidentessa. Perché ritagliarsi uno spazio di genere? È un'associazione nazionale, prima di tutto. Io sono la delegata per l'Abruzzo. In Italia siamo più di 700 soci, quindi è un sodalizio importante quello delle donne del vino nell'ambito di un settore che è storicamente appannaggio degli uomini. Più che ritagliarci un ruolo, quindi più che distinguere il sesso, in realtà è una maniera diversa di raccontare il vino, quindi con gli occhi delle donne, con gli occhi delle imprenditrici, ma non solo, delle ristoratrici, notecarie, giornaliste che raccontano un mondo in maniera, ecco, diversa, quindi con quell'appeal delle donne, con quell'intuizione in più, con, diciamo, quello spirito, tante volte quel coraggio che caratterizza, ecco, la donna. Ecco, e che cos'è che fa allora la differenza per voi? Beh, per noi, ecco, la differenza forse è questo approccio tante volte fantasioso, come dire, o questo, ecco, anche questa diversità nel comunicare, questo intuito che caratterizza le donne, ma questo, non so, questo alleggerire tante volte anche delle problematiche che sono anche in un settore come quello del vino. In Abruzzo siamo 25 ed è una delegazione in continuo fermento, in continuo movimento. Già qui a Vinitoli ho avuto occasione di incontrare tante colleghe, tante sommelier che chiedono di entrare perché l'associazione comunque è anche motivo di scambio, motivo di esperienza, ecco, e quindi unisce alla promozione del vino e quindi alla promozione del territorio anche un modo per conoscersi, per scambiare opinioni e per costruire insieme un progetto che è quello di raccontare il nostro territorio e il lavoro che facciamo. E bisogna anche dire che la donna nel mondo del vino non è certo una novità, perché, come si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. È stato così anche nella storia abruzzese del vino? Beh sì, la donna ha sempre lavorato, diciamo, dietro le quinte, quindi anche nel lavoro dei campi. Ho l'esempio di mia nonna, mia madre, che sono impegnate a fianco degli uomini ormai da anni. E l'associazione quello che fa è alzare un po' questa tendina e far vedere che ci sono grandi donne che lavorano in prima linea, perché questa non è un'associazione di appassionate, benché le appassionate poi fanno grandi anche il mondo del vino, ma è un'associazione che racchiude le donne che in prima linea, quindi col loro volto sono impegnate in cantina, nel ristorante, nell'enoteca, a raccontare, ecco, l'enologia italiana. Diceva dunque che l'Associazione Nazionale Donne del Vino ha i vari delegati sui territori regionali e a giugno l'Associazione Nazionale si riunirà proprio in Abruzzo. Sì, sarà la prima volta per l'Abruzzo ad ospitare un convegno nazionale. E la Presidente, che è la signora Elena Martuscello, campana, ecco, ci ha incoraggiate e ci ha dato fiducia. Molte socie mi hanno espressamente chiesto di venire a visitare la nostra regione, quindi con orgoglio ho accettato un po' questo incarico, questa responsabilità di mostrare
in 3 giorni il nostro territorio. Sarà un appuntamento importante, di grandissimo richiamo, perché appunto verranno soci da tutta l'Italia. E saranno, ecco, 3 giorni di opportunità, mostrare come l'Abruzzo è tante cose insieme, dalla montagna al mare, dai nostri trabocchi, l'aquila, ecco, le nostre tipicità enogastronomiche. Parleremo di tutto e non soltanto di vino, ecco. Assessore Febbo, un bel paniere dunque, premi, gran menzioni, ma quali sono i vini abruzzesi che oggi tirano di più sul mercato? Ma oggi abbiamo superato i 120 milioni di euro di esportazioni, penso una cifra impensabile fino a qualche anno fa. I dati che sono in nostro possesso sono sicuramente lusinghieri, perché ci sono due vini, il Cerasuolo e il Pecorino, che veramente stanno trascinando il mercato. Cioè, noi abbiamo il solito nostro Montepulciano, che è un grandissimo vino, il nostro Trebbiano, che sicuramente è un altro grandissimo vino, però c'è sul mercato un eccezionale gradimento, soprattutto dicono nel mondo femminile, per quanto riguarda il Cerasuolo e per quanto riguarda il nostro Pecorino. Sono due vini che stanno sconvolgendo il mercato, non solo quello europeo ma anche quello nordamericano, che poi sono i due mercati dove noi siamo particolarmente presenti. Vinitaly, anche quest'anno l'Abruzzo è presente, perché è importante fare promozione? No, assolutamente, bisogna fare promozione. D'altronde credo che una presenza così esaltante quest'anno, nonostante già la performance ottima dello scorso anno, ma l'afflusso di gente, l'afflusso di operatori che stanno facendo contratti, che poi è la parte più importante, perché insomma si viene qua, si viene per vendere il vino, non per fare passerella, e credo che dimostri che questa promozione che abbiamo messo in campo oramai da 3 anni con i due consorzi, mettendo a disposizione come Regione Abruzzo non più le risorse regionali ma le risorse europee, stanno dando veramente risultati importanti. Io credo che d'altronde se agli imprenditori gli si dice la politica fa un passo indietro, ti diamo delle risorse importanti, però qualche altra cosa ce la devi mettere tu, loro ce la mettono, però poi sanno fare delle scelte e si vede. Insomma, mai come quest'anno il padiglione Abruzzo, il padiglione 12, è stato così gremito, ripeto, non solo di pubblico ma anche di operatori. Non solo vino, ma anche l'Abruzzo dell'Olio è protagonista al Vinitaly di Verona nel concorso internazionale del Sol, il salone dedicato al prezioso alimento di cui la nostra regione è ricca per varietà e qualità. Lo dicono proprio manifestazioni come quella della città scaligera, che su 250 concorrenti provenienti da tutto il mondo ha premiato 2 aziende abruzzesi, il Sol d'Oro all'azienda agricola La Quagliera di Spoltore e il Sol di Bronzo all'azienda agricola Tommaso Masciantonio di Casoli. Quest'ultimo ha vinto con l'olio trappeto di Caparfico. È un fruttato leggero di una cultivar che io ci tengo molto, perché me la sento proprio mia. È l'Intosso, che è una varietà tipica della nostra zona e il comune di Casoli ne fa da padrona. Ha queste caratteristiche di avere dei sentori di erbaceo e di pomodoro che a quanto pare sono molto apprezzati.
Non solo primi premi, tra i 26 produttori abruzzesi presenti al Sol, in 5 si sono aggiudicati la gran menzione. Sintomo di qualità riconosciuta soprattutto nel mercato estero, dove le aziende agricole più strutturate riescono a imporsi, segnando nel 2013 più 16% di olio extravergine d'oliva esportato rispetto all'anno precedente. L'appello dell'assessorato alle politiche agricole della Regione Abruzzo e dell'Associazione dei produttori è tuttavia quello di portare sempre più olio abruzzese sulle nostre tavole. Oggi siamo fermi a quota 60%. Alberto Amoroso, presidente Confrantoiani. Le eccellenze sicuramente si affacciano e si sono già affacciate sui mercati esteri riscuotendo dei bei successi. Prima anche con l'assessore facevamo questi ragionamenti di una crescita dell'autoconsumo nella nostra regione, ben venga, perché così il nostro prodotto viene valorizzato in primis da noi e poi comunque riusciamo ogni volta che ci affacciamo ai premi o ai mercati esteri ad avere il successo che meritiamo. Quanto è importante fare promozione e partecipare a fiere come il Sol? È assolutamente importante, una bella vetrina, una vetrina internazionale, è all'interno di Vinitaly ma fa la sua figura, il Sol inizia a essere veramente importante. 7 aziende premiate, 2 medaglie, una d'oro, una di bronzo, 5 gran menzioni, insomma, come dire, l'Abruzzo dell'olio migliora sempre più. Sicuramente migliora sempre più. Quest'anno la 12ª edizione del concorso Sol d'Oro ha visto in gara 248 oli di tutte le parti del mondo. Quindi essere per gli oli abruzzesi presenti sul podio significa veramente che l'Abruzzo è uscito dal bozzolo, ma già da alcuni anni, e può essere annoverato come regione produttrice di oli di qualità. Abbiamo un Sol d'Oro, quindi una medaglia d'oro nella categoria oli monovarietali, Sol di bronzo, quindi una medaglia di bronzo nella categoria fruttato leggero e 5 gran menzioni spalmate in aziende delle nostre 3 province litorane, cioè Chieti, Pescara e Termo. Quindi sicuramente un impegno gravoso per i nostri produttori, ma che poi vedono soddisfatta insomma la qualità del loro prodotto. E a proposito di qualità, quella dell'olio abruzzese sicuramente si sposa benissimo con la dieta mediterranea. Sicuramente l'olio è l'albero in primis della dieta mediterranea. I nostri oli nello stesso tempo hanno una diversità di sensazioni organolettiche, perché abbiamo dagli oli intensi agli oli più leggeri che veramente si sposano con la nostra cucina abruzzese, ma direi un pochino con tutte le cucine, perché infatti quando facciamo gli incontri con i buyer internazionali io dico sempre che in Abruzzo potrete trovare l'olio sicuramente adatto ad ogni situazione e ad ogni palato. Dal mercato locale a quello internazionale, che cosa piace di più all'estero dell'olio abruzzese? Allora, sicuramente piace l'olio, diciamo, non da sensazioni eccessivamente elevate, quindi non molto intensi, ma apro una piccola parentesi, piace molto anche l'olio aromatizzato. È una chicca che appunto voi sapete benissimo che dalla Valle Frentana, dove c'erano limoneti, aranceti, c'è questa bellissima tradizione di fare ori con il condimento, perché per legge deve essere chiamato condimento, a base di olio extravergine di oliva e arancio e limone e quant'altro. Ecco, anche questo serve alle nostre aziende per ampliare la gamma e quindi avere più penetrazione commerciale.